Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Il nostro sermone oggi porta il titolo L'interesse pubblico nella visione della pura Sharia islamica. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dell'universo, che disse nel suo libro nubile: aiutatevi l'un l'altro in carità e pietà e non sostenetevi nel peccato e nella trasgressione. Testimonio che non c'è divinità oltre ad Allah, l'unico senza alcun socio, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua pace e le benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno. Seguitando in merito. Contemplando le sentenze della Sharia islamica, si scopre che sono state decretate a realizzare l'interesse dei paesi e dei popoli per elevare l'anima umana ai gradi più sublimi. Tutto ciò che raggiunge l'interesse pubblico è compatibile con la Sharia islamica, se anche non c'è alcun testo sacro esplicito riguardante questo fatto. Tutto ciò che va contro l'interesse della gente è privo di merito nella pura Sharia, legislazione islamica. Il vero Islam non riconosce l'individualismo, né l'egoismo, né la passività o la prevalenza dell'interesse privato rispetto al collettivo. Piuttosto riconosce l'interesse pubblico, il dono sincero e l'aiuto reciproco per realizzare le buone opere e la pietà, dotate d'affetto e altruismo, che consentirebbe alla società di realizzare il progresso asperato e solidarietà desiderata così tanto che l'individuo lavora lì a beneficio della comunità. Quindi il bene sarà realizzato sia per l'individuo che per la società e sarà ancorato all'anime dei cittadini, è il senso dello stesso corpo di cui, quando un membro soffre, gli altri lo consolidano, che il poeta egiziano Ahmad Shawkat sia benedetto quando disse: un paese i cui giovani sono morti per farlo sopravvivere, se ne andarono invece del loro popolo perché durasse. Chiunque contempli il libro di Allah, gloria a lui, si rende certamente conto che l'obiettivo generale e collettivo della Sharia, cioè la legislazione islamica, è di realizzare i propri interessi facendoli buoni e utili e rimuovere il male e i danni. Il Corano afferma che la protezione degli interessi e realizzare i benefici pubblici è il metodo di tutti i profeti e messaggeri. Allah inviò loro per portare la felicità alle persone e realizzare il loro interesse senza aspettare alcuna ricompensa o beneficio. Allah l'Altissimo racconta nel nobile Corano la storia del profeta Noè, dicendo: O popolo mio, non vi chiedo alcun compenso, la mia ricompensa è in Allah. O popolo mio, non vi domando nessuna ricompensa, essa aspetta a colui che mi ha creato. Non capirete che capirete? Dunque, questo è il favorito di Allah, Ibrahim, pace di Allah su di lui, invoca il suo Signore, gloria a lui, con reverenza. Il che dimostra quanto egli fosse interessato all'interesse collettivo e al beneficio pubblico, dicendo: E quando Abramo disse, fanne una contrada sicura e provvedi ai frutti la sua gente, quelli di loro che avranno creduto in Allah e nell'ultimo giorno. Certamente si intende per la città qui e i suoi abitanti. Ibrahim invocava Allah per mandare al suo popolo del benessere per non chiedere aiuto agli altri. Una volta che il paese è sicuro e abbondante di ciò che sovvenziona i bisogni vitali, aiuterebbe i suoi abitanti ad obbedire ad Allah con serene anime e a cuori rassicuranti che sforzano per raggiungere lo scopo di Allah, gloria a lui, cioè popolando la terra. Allah, gloria a lui, disse su questo argomento: vi creò dalla terra e ha fatto sì che la colonizzasseste, e disse anche: non seminare la corruzione sulla terra dopo la sua riforma. La Sharia di Muhammad è arrivata a sollevare questo principio riformista e umano, per mettere le regole che mirano alla stabilità della società e al lavoro
per la sua fioritura, brillando sul più generale e utile sull'ordinamento della priorità, organizzare e stabilizzare la vita. La nobile biografia del Morufeta e la vita dei compagni è piena di situazioni grandiose che ne testimoniano. Secondo Aisha, la madre dei credenti, che Allah sia soddisfatto di lei, se volessimo essere soddisfatti, l'avremmo fatto, ma Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, dava la precedenza alle altre su lui e sulla sua famiglia, se anche quest'ultima era bisognosissima. Secondo Abu Sa'id al-Khudri, che Allah sia soddisfatto di lui, che una volta stavano viaggiando con il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, quando un uomo venne sul suo cammello, guardò a destra e a sinistra, e il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: chi ha un numero eccedente di cavalli, li dia in beneficenza a chi ha bisogno, a chi ha un'eccedente quantità di cibo che la dia a chi non ha provviste. Said aggiunse: e il profeta fece un elenco di tutte le forme di bene, fino a quando non abbiamo creduto che nessuno avesse il diritto di avere eccedenze. È riportato nei due Sahih, secondo Aisha, che Allah sia soddisfatto di lei, che un giorno una povera donna venne da me portando le sue due figlie. Le ho dato tre datteri, ne ha date due alle sue figlie. Quando lei procedette a mangiare il terzo, i suoi due le chiesero a dare loro da mangiare di più. Ha tagliato il dattero rimanente in due parti e le ha dato alle sue due figlie. Stupita dal suo comportamento, raccontò ciò la vicenda al profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. Mi disse: Allah le ha dato il paradiso e l'ha salvata dall'inferno. Se questa è la retribuzione di colei che ha preferito le sue due figlie a se stessa, quale sarà allora quella di ciò che preferisce il mignolo, il bisognoso e il povero? Questo è Uthman ibn Affan, che Allah sia soddisfatto di lui. Durante l'anno di austerità, in cui la carestia e la povertà si impadronivano tra i musulmani, in quel tempo il suo commercio tornava dalla Siria. Un migliaio di cammelli carichi di grano, olio e uva, e i mercanti di Medina si affrettarono a tornare a casa tua, a casa tua, a casa sua. Disse loro: cosa volete? Risposero: tu sai cosa vogliamo? Vogliamo comprare i vostri beni e siete ben consapevoli di come le persone ne hanno bisogno. Disse: bene, quanto mi date come profitto? Risposero: per ogni dirham ti diamo due. Lui rispose: mi sono promesso di più. Continuarono: contro ogni dirham vi daremo 3. Lui rispose: mi sono promesso di più. Continuarono: contro ogni dirham ti daremo 4. Lui rispose: mi sono promesso di più. Continuarono: contro ogni dirham ti daremo 5. Lui rispose: mi sono promesso di più. Aggiunsero: o Abu Amr, non ci sono altri mercanti di Medina che noi e nessuno ti ha anticipato. Chi ti ha dato di più? Rispose: è Allah che mi ha promesso: contro ogni dirham mi darà 10 ed anche di più. Potreste darmi di più? No, risposero, e le concluse: attesto in nome di Allah che tutto questo commercio è una beneficenza ai poveri musulmani per amore di Allah. Quando il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, esortò i suoi compagni a comprare l'allora un pozzo d'acqua che si chiamava Roma e che era di proprietà di un ebreo che esagerò il prezzo della sua acqua, il profeta chiese: chi compra questo pozzo a favore dei musulmani? Uthman andò a contrattare con l'ebreo per venderne la metà per 12.000 dirham e lo dedicò ai musulmani. Anche Uthman aveva diritto a 2 giorni e anche all'ebreo. Nei 2 giorni di Uthman, i musulmani presero l'acqua che era sufficiente per 2 giorni. Quindi l'ebreo disse ad Uthman: mi hai rovinato il mio bene. E l'ebreo chiese ad Uthman a comprare l'altra metà. Quindi Uthman lo prese per 8.000 dirham. Questo
fu una risposta di Uthman all'ordine del profeta, baci benedizione di Allah su di lui, dove comprò il pozzo per l'interesse pubblico dei musulmani. Al tempo del nostro maestro Omar ibn Khattab, che Allah sia compiaciuto di lui, la santa moschea era stretta per quanto riguarda il numero dei musulmani. Omar costrinse i proprietari di case nelle vicinanze della moschea a vendere le loro case, dicendo: siete voi che venuti dopo la costruzione della Kaaba e non il contrario. E il nostro maestro Uthman ibn Affan, che Allah sia soddisfatto di lui, ripetò lo stesso comportamento dicendo alla gente: è stata la mia clemenza a darvi il coraggio ad opporvi a me. Omar ha fatto la stessa cosa senza che nessuno lo contraddisse, quindi ordinò di imprigionare l'avversario con una concreta prova. Ciò dimostra che ha permesso di sollevare la proprietà privata per l'interesse pubblico e servizi pubblici, tra cui l'ampliamento di strade e tombe, la costruzione di moschee, la fondazione di fortezze, istituzioni pubbliche come ospedali, scuole e orfanotrofi, tra gli altri l'interesse pubblico prevale su quello privato. Affermiamo che una buona comprensione della religione richiede che l'interesse pubblico che la religione esorta sia quello di considerare correttamente la realtà vissuta delle persone e di porre priorità per sovvenzionare i maggiori bisogni della società. Se la società ha una maggiore necessità di costruire e arredare gli ospedali, di curare e rimediare i poveri, questa è una priorità. Se c'è un maggior bisogno di scuole e istituti, di equipaggiarli, di aiutare gli studenti e di prendersene cura, allora è una priorità. Se la cresciuta necessità è di aiutare gli indigenti a sposare, a pagargli i debiti e dissipare le disgrazie del sovraindebitamento, questa è una priorità. Dicendo questo, imploro il perdono di Allah per me e per voi. Lode ad Allah, Signore dell'Universo, affinché la salvezza e le benedizioni di Allah siano conferite al nostro profeta, alla sua famiglia, ai suoi compagni e ai loro seguaci virtuosi fino all'ultimo giorno. Quindi, miei fratelli nell'Islam, l'Islam ha considerato l'ordine delle priorità anche per le opere pie. In caso di preferenza, ordina di dare prevalenza all'interesse pubblico rispetto a quello privato o individuale. L'utilità dell'interesse pubblico si estende a tutti, mentre l'interesse privato è utile solo per una persona. Se un uomo lavora in un istituto e viene pagato per questo, basta la notte in preghiera sobbregatoria per andare a lavorare di notte, esausto e stanco così tanto che non può adempiere i suoi doveri o oneri, che potrebbero minare il lavoro del suo istituto e l'interesse di coloro che cercano servizi. Questa è certamente una perdita dei compiti affidati. Un consumo illecito dei beni della gente è una negligenza nella responsabilità. Questo è il sacrificio degli obblighi a favore degli atti volontari. E quanto sia lodato Abu Bakr, che Allah sia soddisfatto di lui, quando stava per morire e lasciava la sua testimonianza al compagno Omar ibn Khattab, che Allah sia soddisfatto di lui, dicendo: O Omar, sai che ci sono opere da fare durante la notte per amore di Allah, non accettabili in giornata, e ci sono opere da fare durante il giorno, non accettabili durante la notte. Allah non accetta le preghiere volontarie se quelle obbligatorie non fatte. La buona comprensione della religione di Allah, gloria a Lui, deve essere in armonia con la realtà vissuta e considerare i bisogni della gente. Ciò richiede che i limiti della comprensione non si fermino rispetto a certe frasi di giurisprudenza religiosa, a mero dettato e o trasmissione breve di tentativi di attingere e afferrare gli scopi, le priorità, le realtà e le finalità di fiqh degli accessibili, che rischiano di perdere lo scopo sublime degli obiettivi della legislazione islamica. Pertanto, partendo da questa comprensione finalista degli ordini della religione pura e dall'ordinamento delle priorità, affermiamo che far progredire i bisogni della gente e della società è più priorità
prioritario che ripetere il grande e piccolo pellegrinaggio. Soddisfare i bisogni delle persone e una struttura a favore del sovraindebitamento. In questo contesto c'è la carità per i poveri, provvede ai loro bisogni, libera un prigioniero indebitato e altri obblighi comunitari. È noto che l'adempimento degli obblighi comunitari prevale sugli atti volontari, inclusa la ripetizione dei pellegrinaggi grandi e piccoli. Dobbiamo capire la nostra religione e comprendere consapevolmente la nostra realtà. Questo probabilmente ci rende capaci di cogliere i pericoli che ci circondano, di dare prevalenza all'interesse pubblico, non solo all'individuo, con sincerità e buona devozione, mentre ci sottomettiamo ai precetti della nostra pura religione. E per presentare alla nostra patria l'opportunità di prosperare e andare avanti in modo che raggiunga il posto appropriato per essa e per i suoi abitanti. O Allah, preserva l'Egitto, il suo popolo, il suo esercito e la sua polizia da ogni male e disgrazia. Grazie dell'ascolto.